Argomento particolarmente interessante. Sentiamo spesso parlare di razze pericolose, spesso vediamo additare alcuni cani come quelli più potenzialmente pericolosi e aggressivi, ma qual è la realtà dei fatti? Beh, c'è sicuramente un elemento da tenere in considerazione, che il cane più aggressivo, la razza più aggressiva è quella più diffusa. Non a caso il pastore tedesco, che a livello mondiale è una delle razze più diffuse, risulta essere il cane anche più morsicatore. Questo ovviamente non vuol dire però che sia la razza più pericolosa, perché se noi lo vediamo in senso assoluto, certo è la razza più coinvolta negli episodi di aggressione, ma se lo vediamo in senso relativo, e cioè in funzione del numero di soggetti presenti sul nostro pianeta, ecco che si abbassa notevolmente la sua posizione in classifica. Per esempio, in molte classifiche, se lo consideriamo sempre in senso assoluto, il pastore tedesco è al primo posto. Se lo consideriamo in senso relativo, scende addirittura al 20°, 25°, 30° posto. Questo perché dobbiamo tenere ovviamente in considerazione, affinché sia un dato attendibile, la diffusione di ciascuna razza in rapporto quindi al numero di aggressioni. Se andiamo sempre in senso assoluto, qual è una delle razze ancora più diffuse sul nostro pianeta? Il Labrador, che guarda caso in molte statistiche è al secondo posto per il numero di aggressioni. E via dicendo, infatti sempre ai primissimi posti troviamo razze come il Border Collie, altrettanto diffusa, il Jack Russell Terrier e via dicendo. Pitbull e Rottweiler, che sono invece i cani che spesso vengono additati come più pericolosi, in questa classifica in senso assoluto sono già un pochino più in basso, magari sono al 7°, 8°, 12° posto e via dicendo, perché le statistiche sono molto varie, cambiano da nazione a nazione, da anno a anno, ma in linea di massima quello che è evidente è che più una razza è diffusa e più facilmente può essere coinvolta in episodi di aggressività. Se invece andiamo ad analizzare la gravità delle aggressioni, ecco che sicuramente i cani di una certa tipologia come Rottweiler, American Pitbull Terrier sono tra le più coinvolte. Quindi spesso quello che si nota è che i casi di aggressività che richiedono un'ospedalizzazione della vittima sono quelli in cui il cane coinvolto è stato un Rottweiler o un American Pitbull Terrier, ma non solo. Però possiamo anche notare un altro aspetto, è che la maggior parte di queste aggressività tende a essere portata avanti dai cani appartenenti al gruppo 1 e al gruppo 2 della classificazione ENCI. Gruppo 1 sono principalmente i pastori e i bovari, tranne gli svizzeri. Gruppo 2 troviamo i bovari svizzeri, lo schnauzer, i cani tipologia pincher, i molossoidi. Quindi queste due tipologie di cani sono sicuramente molto coinvolte. C'è una particolarità. In Italia il gruppo più diffuso, gruppo ENCI più diffuso come razze, è quello dei cani da ferma. Quindi parliamo di Bracco, parliamo di Breton, parliamo di Setter. Ecco, questa è la categoria dei cani più diffusi, cioè c'è un maggior numero di iscritti di queste razze. Vuol dire che è molto diffusa, ma quello che si è visto come particolarità è che sono quelli meno coinvolti, quindi sia in senso assoluto che in senso relativo, nelle aggressioni verso le persone. Quindi ci sarebbe da pensare che se uno volesse scegliere la razza anche in funzione di quanto è predisposta ad avere comportamenti aggressivi, forse sarebbe meglio indirizzarsi su questa tipologia. Ovviamente questo non vuol dire che nessun setter potrebbe mai aggredire una persona, così come non vuol dire che nessun bracco potrebbe aggredire una persona. Semplicemente c'è una probabilità molto più bassa rispetto ad altre tipologie di cani. Cos'è ancora interessante notare? Che ovviamente nel momento in cui noi prendiamo una certa razza, dobbiamo essere consapevoli delle sue attitudini, perché ogni tipologia di cane è più predisposto ad avere certi comportamenti rispetto ad altri. Ma l'altro elemento che dobbiamo tenere in considerazione è il fatto che comunque l'aggressività è una caratteristica fisiologica presente in tutti i cani. Quelli in cui è stata selezionata in maniera molto più marcata questa caratteristica
saranno ovviamente più predisposti a ricorrere all'aggressione per vivere la loro quotidianità rispetto a quei cani in cui invece questa tendenza è stata anche tramite la selezione ulteriormente ridimensionata. Ma comunque la razza risulta solo uno dei fattori in grado di predire se potenzialmente il rischio di una reazione aggressiva è più o meno elevato. Ci sono tanti altri fattori, come ad esempio la gestione che noi proprietari facciamo dei nostri cani. L'altro fattore è lo sviluppo comportamentale del nostro cane, cioè quali tappe ha potuto fare nella sua crescita personale, come ha potuto quindi acquisire la sua capacità di relazionarsi con il mondo, quanto è stato socializzato, quanto ancora i genitori, se non addirittura i nonni e via dicendo, sono stati selezionati in funzione di un buon equilibrio comportamentale, quindi anche l'allevamento in questo gioca un ruolo molto importante. Quindi sono tanti fattori. Certo che se io prendo un cane che è stato selezionato per essere particolarmente aggressivo, perché negli anni in passati veniva utilizzato per tutto ciò che richiede aggressività, che sia la lotta, che sia la guardia, e in più lo prendo quando è troppo tardi, cioè ormai la socializzazione si è già conclusa, magari ha già 6 mesi di età, oppure lo prendo da un allevatore che tende a selezionare cani bellissimi ma del tutto poco equilibrati, oppure io proprietario lo gestisco in modo coercitivo, punitivo, quindi creando tensioni. Ecco, tutti questi fattori sicuramente andranno a aumentare il rischio di un'aggressione. Quindi non ci sono le razze pericolose in senso assoluto, ci sono delle tipologie di cani più predisposte rispetto ad altre a ricorrere all'aggressività, ma è solo uno dei tanti elementi che noi dobbiamo tenere in considerazione laddove decidessimo di adottare un cane. Mi raccomando, facciamo sempre tutto con sale in zucca, affidiamoci a degli esperti quando abbiamo dei dubbi e soprattutto impariamo a convivere con i nostri cani e a integrarli nella nostra società. Mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube, clicca sulla campanella per rimanere aggiornato, condividi il video con tutti i proprietari che conosci e, se puoi, lascia un commento per esprimere un tuo parere in merito a questo argomento. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, ricordati sempre, se lo ami, lo aiuti. Ciao, a presto!